C'era anche il capitano ultimo, ovvero il colonnello Sergio De Caprio, che pose fine alla latitanza del boss di Cosa Nostra Totorina all'inaugurazione della 2 giorni Letture e Inchiostro, rassegna di libri dedicata ai temi della legalità, delle donne e del Sud, che si tiene nel chiostro di San Domenico a Cosenza. La sua esperienza è stata ripercorsa da Pino Corrias nel libro Fermate il capitano ultimo. È lui che vive ancora nell'ombra, ha parlato della lotta alla criminalità organizzata. Credo che dobbiamo chiedere cosa impedisce di vincere questa guerra alle persone che hanno la responsabilità di condurre questa guerra e senza polemiche esigere spiegazioni, dire se mancano mezzi, se mancano capacità. L'importante è non abituarsi a convivere con la violenza e con la prevaricazione. E questa è una cosa importante, non si vince sempre e chi perde deve lasciare lo spazio ad altri, perché il popolo italiano deve solo vincere. Il colonnello De Caprio è stato anche accusato alla fine di aver inscenato la cattura di Riina ed è stato emarginato, ma ci dice qualunque cosa sia accaduta nella sua vita, qualunque difficoltà abbiano vissuto e vivano lui e i suoi cari, ne è valsa comunque la pena. Io credo che amare il popolo italiano, donarsi al popolo italiano vale la pena, c'è solo da esserne fieri, c'è da essere. È un amore grande e quindi credo che un amore grande si dona e basta, non si giudica, si dà. Quindi per me è stato un grande onore, un privilegio e sono fiero di quello che ho fatto perché era una cosa disinteressata. Un'analisi sulla situazione della lotta alla criminalità organizzata è stata fatta anche da Iole Santelli, vicepresidente della Commissione Antimafia. C'è un dato che secondo me è quello più preoccupante. La criminalità si muove e si muove velocissimamente, si muove a livello mondiale e lo Stato arranca sempre. Sembra che arriva sempre in ritardo, sempre un passo indietro nella burocrazia, nelle pastoie, nella capacità di analisi. E quindi si conquistano ovviamente grandi vittorie. Ma c'è tanto ancora da fare e soprattutto io credo in questo paese c'è da far sì che le energie migliori che abbiamo avuto e che abbiamo vengano messe veramente in risorsa. Il capitano ultimo è stato a lungo applaudito nel corso dell'incontro cosentino dedicato alla lettura, ma non solo alla lettura. Accanto alla lettura, una serie di talk, di incontri con gli operatori della cultura, sia pubblici, soprattutto le amministrazioni locali, sia i privati che lavorano in Calabria, associazioni, fondazioni, tutti coloro che lì stanno lavorando. Io ricordo che a fine ottobre ci saranno delle giornate molto importanti a Vibo Valentia e io immagino anche una sorta di staffetta calabrese sulla lettura che inizia oggi a Cosenza e termini a Vibo Valentia. Infatti oggi sarà ospite il sindaco di Vibo Valentia. E il tema su cui noi abbiamo la necessità di puntare la cultura, sia a livello di attrattiva per la Calabria, sia a livello di crescita per i calabresi.